Ha tentato di vendere su internet un motore fuoribordo trovato sulla spiaggia di Portopino, nelle coste meridionali della Sardegna, e appartenente ad una delle tante imbarcazioni utilizzate per l'arrivo di immigrati clandestini, ma è stato individuato e denunciato per ricettazione dai finanzieri della sezione operativa navale di Sant'Antioco. La scoperta è stata fatta dai militari nell'ambito delle attività di polizia che mirano al contrasto dei traffici illeciti e alla repressione dei reati contro il patrimonio. Nel corso dei controlli sul web, i finanzieri hanno notato su Facebook un annuncio relativo alla vendita di un motore fuoribordo usato. Le caratteristiche tecniche e le foto hanno attirato l'attenzione delle fiamme gialle perché il propulsore era della stessa tipologia utilizzata dai migranti clandestini nelle piccole imbarcazioni utilizzate per approdare sulle coste sarde. Il venditore chiedeva per il motore 700 euro, i militari lo hanno identificato e hanno avuto conferma dell'ipotesi investigativa. L'uomo, infatti, convocato in caserma, spiega una nota dalla Guardia di Finanza, ha ammesso di aver trovato il motore sulla spiaggia di Portopino e, seppur consapevole che fosse un elemento di un'imbarcazione utilizzata per l'immigrazione clandestina, lo ha prelevato per trarne profitto dalla vendita privata, omettendo anche la denuncia del rinvenimento alle autorità competenti. Al termine dell'attività di indagine, i finanzieri hanno sequestrato il motore e denunciato l'uomo per il reato di ricettazione.